vedete, alza la voce. Noi abbiamo venduto il territorio. Il progetto del PAI, dell'inceneritore, iniziò quando IREN era municipalizzato, apparteneva a noi. Ora IREN è una multinazionale, per dimensioni la possiamo considerare tale, il potere è a Genova e a Torino, Parma non conta più nulla. Le politiche di gestione dei rifiuti le decide IREN. Quando noi chiediamo a IREN di vedere il piano economico finanziario, IREN non risponde nemmeno a un sindaco, che è socio di IREN. Questo tanto per farvi capire qual è adesso il rapporto di forza tra chi ci gestisce i rifiuti e i cittadini e le amministrazioni locali. Si capisce chi comanda, come si diceva prima, chi ha i soldi. I soldi ce li ha IREN. Risponderà dato agli organismi amministrativi. Per quanto riguarda l'autosufficienza territoriale, visto che ci dice l'assessore che dobbiamo guardare le cose da A alla Z, vi ricordo che l'inceneritore di Parma produrrà 40.000 tonnellate di ceneri ogni anno. 40.000 tonnellate. Il nostro progetto alternativo ne produce di rifiuto indifferenziato stabilizzato meno di 30.000 tonnellate. Le ceneri vorremmo sapere dove vanno. Nel progetto del PAI non c'è scritto nulla di tutto ciò. Non c'è scritto dove andranno a finire le ceneri. Quelle del Cornocchio sono ancora lì. Nello scenario anno 2012 del progetto del PAI c'è scritto in fondo a destra, un documento ufficiale, c'è scritto discarica da 12.000 tonnellate a 29.400 tonnellate e seguendo le frecce la discarica arriva roba dal recupero energetico, dall'inceneritore, dice scorie solide che vanno in discarica. Le discariche che non abbiamo o le abbiamo? La Poli, Vedelago, la Poli tratta la raccolta differenziata dei rifiuti, non l'indifferenziato. La Poli tratta le plastiche, sono le plastiche che IREN brucia nell'inceneritore. La Poli le prende, questo lo trita, macina, lo estrude, come si dice, lo vende, non al consorzio Corepla, quello degli imballaggi importanti, ma ad altre industrie che glielo comprano. È la cosiddetta materia prima seconda, quello con cui ci fanno ormai tante cose. Perché funziona? Perché questa plastica è di seconda mano, costa meno della plastica vergine e quindi ha un mercato, ci fanno le franchine, ci fanno i pali, le staccionate, gli autobloccanti, tutto. Quelle plastiche lì, che la Poli glielo lasciamo fare, quindi si vede che qualche autorizzazione ce l'ha, sono le plastiche, i prodotti, che qua noi bruceremo, producendo diossina. Perché l'assessore Castellani ha detto che il processo di combustione non produce diossina. Ho sentito in un video, io non c'ero, però l'ho ripetuto 3 volte davanti alla gente. Anche tu hai detto sul giornale che non ho mai incontrato la Poli, c'eri anche tu? Io non ho detto che l'assessore, comunque, non voglio entrare in polemiche, magari se l'assessore mi fa finire. Restiamo nei temi, sì. Le plastiche industriali, quelle che dice l'assessore che noi non trattiamo, fanno parte della metà dell'inceneritore di Parma, perché l'inceneritore brucerà per metà rifiuti urbani, ma per l'altra metà rifiuti speciali, che sono i rifiuti industriali, che sono le plastiche industriali di cui si dice l'assessore Castellani, che noi, l'ho sentito poco fa, noi non ce ne dobbiamo occupare, ce ne occuperemo e come? Per metà dell'impianto. Questo era per rispondere, adesso cercherò di essere molto veloce sul documento del PD. Il primo punto, si dice che Parma esporta perché ha la persistente mancanza di impianti di smaltimento sul nostro territorio. Primo problema. Allora, non sono solo gli impianti di smaltimento che mancano a Parma, non ci sono neanche alcuni impianti molto semplici come il trattamento dell'organico.
Vi ricordo che Parma esporta 42.000 tonnellate di umido fuori provincia. Non c'è bisogno dell'inceneritore per trattare l'umido. E anche dopo che ci sarà l'inceneritore, queste 42.000 tonnellate di umido le stiamo portando fuori adesso senza motivo. Questo è organico che può tornare nelle nostre terre a coltivare i nostri campi. Che motivo c'è di portarlo a Bologna, a Modena, a Ferrara? Non sono mica impianti di smaltimento questi qua. Sono impianti di trattamento per recuperare l'organico, per portarlo a farlo diventare compost. Se facciamo la raccolta differenziata dell'organico in modo corretto, non con i sacchetti di plastica che ci dà il Renoci, ma con i sacchetti Mater B, perché come sappiamo i sacchetti di plastica rovinano l'organico, fanno perdere materia e qualità all'organico. Mi viene da pensare che lo si voglia fare apposta, di rovinare l'organico per poi dire che purtroppo abbiamo dovuto bruciare altra materia perché era sporca, era di scarsa qualità, non valeva la pena recuperarla. Punto 2. Il PPGR ha previsto un sistema di gestione integrata dei rifiuti che tende a massimizzare il recupero e il riciclo. L'inceneritore, dice il documento del PD, massimizza il recupero e il riciclo. Comitato Tecnico di Alta Sorveglianza del PAI, organo che ben conoscete, nella relazione dell'attività tra agosto 2007 e febbraio 2008, scaricabile dal Comune di Parma, pagina 14, il chimico genovese Federico Valerio ha sottolineato che, come ha detto Antonella prima, l'ENIA intende riciclare della plastica soltanto il 17%. Ne brucia l'83%, vuol dire che nel cassonetto giallo, come abbiamo sentito poco fa, il 17% verrà recuperato, soltanto le bottigliette. Tutto il resto, l'83%, verrà bruciato. Perché? Perché la plastica brucia bene, è l'unico modo per far bruciare i rifiuti. Se togliamo la carta, se togliamo la plastica, se togliamo il legno, se togliamo la stoffa, cosa bruciamo? L'acqua? Il ferro? I metalli? Il vetro? Non bruciano il rifiuto se non ci sono queste materie dentro. Per forza dobbiamo recuperare queste quote di plastica da buttare dentro l'inceneritore. Non c'è alternativa. Il PPGR però indicava il 59,7% di raccolta differenziata della plastica, di intercettamento della plastica. Qualcuno ha detto qualcosa? Chi gestisce la politica di recupero e gli indici di recupero delle materie prime? Le materie prime e seconde o delle materie, dei materiali in genere? Ce lo siamo posti prima la domanda. Chi lo gestisce? Decide la politica o lo decide il gestore dei rifiuti? Punto 3. Dice che l'esigenza di trovare sbocchi senza pericolose incognite tecniche, inceneritore di Montale, nato rio Baccatoio con diossine e metalli pesanti, 3 km dalla spiaggia della Versina. No, questa era Pietrasanta, scusate. Montale. Ha inquinato i campi attorno, sapete che è sotto processo sia il direttore dell'impianto sia il presidente della società, in questo caso è pubblica, che sta gestendo l'inceneritore di Montale. Stanno chiedendo in questi giorni la chiusura al sindaco perché a gennaio di quest'anno ha superato i limiti di diossina. E di molto. Montale è un impianto di ultima generazione. Inceneritore di Arezzo sequestrato, la Chimet, inceneritore di Taranto, inceneritore di Colleferro, inceneritore di Brindisi, inceneritore di Terni, inceneritore di Bari, inceneritore di Malagrotta, inceneritore di Trieste, inceneritore di Busto Arsizio, inceneritore di Brescia. Sappiamo cosa sta succedendo a San Polo, nel quartiere a 2 km dall'inceneritore, dove l'USL sta verificando il tasso di incidenza di malattie tra i cittadini di piccola età. L'inceneritore di Piacenza, che abbiamo ricordato prima, ha bruciato i rifiuti dell'Ambro. L'inceneritore di Piacenza è autorizzato solo per rifiuti urbani, tenetelo ben presente. L'autorizzazione di Piacenza è per i rifiuti urbani, ha bruciato il petrolio, con una semplice autorizzazione regionale. Punto 4. Dice che l'inceneritore deve porsi, o comunque il programma di gestione dei rifiuti, deve porsi il problema
di trattare gli scarti di origine industriale. Dicevamo che non ce ne dobbiamo occupare di plastiche industriali, eppure si vede che qua si dice il contrario. Allora, intanto i rifiuti speciali, come sapete, non sono di competenza del pubblico. Il pubblico è tenuto a gestire soltanto i rifiuti urbani. I rifiuti speciali, che sono quelli dell'industria, del commercio, delle altre attività, sono a libero mercato. Infatti, l'inceneritore di Parma tratterà circa 70.000 tonnellate, 65-70.000 tonnellate di rifiuti speciali. Sapete quante ne produce la provincia di rifiuti speciali? 600.000. Secondo voi, trattare 60.000 su 600.000 e prendersi carico dei rifiuti speciali della provincia incide qualcosa sulla situazione? È molto semplice, un inceneritore costruito sulle reali esigenze di trattamento dei rifiuti urbani dovrà essere grande 65.000 tonnellate, non 130.000 come quello di Parma, di Bozzolo, che è in costruzione. Questo perché si fa? Perché un inceneritore da 65.000 tonnellate non stava in piedi economicamente. Perché l'inceneritore di Parma sta in piedi? Perché ci sono i certificati verdi. Gli sviluppi di entrata di IRE puntano a 20 milioni di euro di entrata, di cui 15 costituiti da certificati verdi per l'incenerimento dei fanghi. Punto 5. Il monitoraggio. L'AIA è stata rilasciata a garanzia della compatibilità dell'impianto con il territorio. Gli inceneritori, sapete, sono industrie insalubri di prima classe, decreto ministeriale del 94. Gli inceneritori non si potrebbero costruire in prossimità di zone ad alta vocazione agricola, DOP, DOP, CCT, eccetera, IGD, IGP. Crediamo che qua il territorio dovrebbe dire qualcosa, costruire un inceneritore nella zona vocata del Parmigiano Reggiano. Dove sono le industrie alimentari? Non tengono il loro futuro? Il punto 6 invece tratta il problema della riduzione delle emissioni. Qua si dice, si deve quindi tener conto della riduzione delle emissioni per la riduzione dei trasporti, dello spegnimento delle caldaie degli edifici che saranno collegate al teleriscaldamento, dei minori combustibili fossili utilizzati. Non si dice però che, nonostante spegneremo forse, perché non è certo, 20.000 caldaie dei nostri concittadini, questo impianto produrrà ogni anno oltre 3 tonnellate di PM10 in più. Voi sapete che Parma è fuori legge ogni anno sulla normativa europea per il superamento dei PM10. Questo impianto aggiungerà ogni anno 3 tonnellate di PM10 nel territorio. Non lo dico io, lo dice NIA, è scritto nei documenti di NIA. Qua ci sono tutti, se volete. Ultimo sulle tariffe, poi chiudo. Il PGR consentirà la riduzione delle tariffe, come ha detto l'assessore Castellani, a quelle in vigore nel 2008. Può darsi. Qua parliamo del documento che ci è arrivato in forma anonima, però qua c'è scritto in IA, non lo so, forse non sarà vero, non ne ho idea. Qua ci dice che le tariffe faranno riferimento al 2009, non al 2008. Che non è la stessa cosa che ha detto l'assessore Castellani poco fa. Qua c'è scritto: ipotesi di tariffa in linea con quella del 2009. Questo perché? E lo dice qua nei documenti mia. L'impianto ci costerà talmente tanto, ma talmente tanto, che il risparmio che avremo dal non portare fuori i rifiuti in giro per la regione e fuori regione verrà mangiato, utilizzato per pagare l'impianto. Grazie.